Assessore Giorgio D'Ignazio, meno di 60 giorni al voto regionale, il centrosinistra ormai il suo candidato ce l'ha, anche se ci ha messo molto a decidere, il centrodestra ancora no. Voi in che lista starete? Beh, innanzitutto noi siamo a sostegno del candidato presidente onorevole Giovanni Legnini, che ritengo sia una figura, oltre che di grande spessore, sia una figura che rappresenterà sicuramente per l'Abruzzo un buon governo. Il buon governo è che credo sia la cosa che più interessa agli abruzzesi. Non so quali sono le scelte del centrodestra, non ho il piacere di conoscere l'onorevole Marsiglia, se non qualche giorno fa ci siamo conosciuti, per cui non esprimo giudizi su una persona che non conosco. Tra altre cose non so nemmeno se poi è ufficialmente il candidato. So invece, conosco bene la persona di Giovanni Legnini, conosco bene quello che lui ha fatto, e quindi vedremo e speriamo che, insomma, le elezioni, dalle urne esca fuori la persona di Giovanni, che, insomma, è sicuramente indice e certezza di buon governo. Nonostante manchi poco tempo, nonostante la regione abbia già impegnato 1 milione di euro dei circa 5 che serviranno a votare, ancora si parla di rinvio del voto. Beh, rinvio del voto comunque è buon senso, senza stare a analizzare quello che è successo e perché ci si è arrivati, perché, insomma, questa non è colpa dei candidati. I candidati dovrebbero fare una campagna elettorale in condizioni di grande difficoltà, avvantaggiando fra le altre cose i candidati della costa rispetto ai candidati delle aree interne. Questo è chiaro, perché chi vive in un territorio come quello del Teramano ha difficoltà a incontrare motivi di freddo, maltempo, neve, tutti gli elettori, mentre chi vive sulla costa più fa facilità. È chiaro che il tempo è più clemente sulla costa rispetto all'interno, e questo è una cosa di buon senso. Io quello che mi auguro e mi spero, ma al di là di posticipare e fare l'election day, cioè si potrebbe posticipare l'elezione di 20 giorni, già votare i primi di marzo, non è votare febbraio, perché comunque la campagna elettorale si potrà fare così, in una maniera uguale per tutti. Così la ritengo assolutamente delegittimante nei confronti di alcuni candidati che meriterebbero di farsi conoscere presso tutte le realtà di tutti i paesi. E fra le altre cose, impedirà a molta gente il maltempo di andare a votare. Le persone anziane, le persone che hanno problemi, non andranno a votare a causa del maltempo, e questo credo che non sia legale.